L'ho fatto insieme a Pagliella. L'abbiamo fondato noi. Eravamo 150 persone, potevamo fare la rivoluzione. 150 sì, però, persone con l'abbiamo fondato noi, quindi prima di me era un po' difficile. No, prima che arrivasse la fondazione dell'Arcipelago, cioè abbiamo fatto due incontri. Poi c'erano stati altri due. Sì, io sì. Non ho partecipato perché già me ero un curato. Vabbè, allora anche io c'ero in quegli incontri preliminari. No, non c'eri, stavamo in Umbria o in Umbria in Toscana. Ah no, allora no. Quindi quello che voglio dire è che sti incontri, abbiamo capito bene e male che stiamo dentro al sistema disumanizzante, eccetera, però non riusciamo ad arrivare a conclusione. A che serve? Che cosa ha bisogno l'essere umano? L'essere umano nasce e muore. Ma su questo, questa è la realtà. Su questo non c'è religione, quello che dicono i religioni. Abbiamo fatto una riflessione. Stefano. Ma questa è la base poi d'arrivo, non Ciao. Di partenza. No, la base d'arrivo. È la base d'arrivo. Deve essere un'idea chiara. A che ora pensi di stare su quell'incrocio con il suo distributore? Con lo sciopero fiscale, lo attacco con le noce, lo attacco con 3.000 cose. Però ci deve essere un vangelo comune di quello che ma su questo non c'è ombra di dubbio. Cioè questo lo discuale, vabbè, è una discussione a perdere. Vabbè. Qual è il secondo? No, facciamo così, quando arrivi dammi uno squillo che tanto io ci metto due minuti ad arrivare. Tipo di interesse. Qual è? Fai così. Io le è una scelta che andrà fatta nel momento. No, perché tu il sistema lo conosci oggi. Oggi il sistema te fa la colonizzazione americana della Costituzione che lui attacca, eccetera, per un semplice motivo. Perché questi bastardi da millenni ci controllano con l'usura. L'usura è una richiesta di ricchezza non esistente, di valore monetario non esistente. Se la banca ti emette 10.000 euro e te ne chiede 12.000, quei 2.000 non esistono, non l'ha mai messo. È del tutto superato. Questo non è superato. Ma no! Non è superato. È superato a te, ma non alla massa. È superato per tutti, una volta che diventa tu il signoraggio, tu se mi parli del signoraggio ci capiscono un cazzo. Dopo c'è, se gli dici guarda che quando compri una macchina e paghi, la macchina costa 10.000 euro e vai a pagare 13.000 euro di interesse, poi nel momento che l'hai acquistata quella macchina vale 8.000, perché nel momento che te la sei matricolata 8.000, tu quanti 1.000 euro hai perso? Ecco. Questo è così il mondo, è così quello. Quindi l'usura è il dramma dall'illuminismo ma in sì, poi, perché nell'illuminismo si sono divise due fazioni. Illuminati che verso l'essere umano e gli illuminati che hanno detto i vizi sono favorevoli all'economia. L'azione, noi lo sappiamo bene, che è lo sfondo da cui parte l'azione e l'obiettivo da raggiungere contemporaneamente. Ascoltami ora, l'obiettivo da raggiungere sia Hitler, sia Mussolini, esatto, sia il comunismo che poi hanno fatto come cazzo gli pare, sono partiti con Vangelo. Volete questo? Ma quando mai? Non è vero niente. Non è vero. Ma vai a leggerti tutti i verbali delle incontri. Il fascismo che voleva? Voleva l'interesse pubblico al di sopra dell'interesse privato. Già questa è una direzione. Sì. È una direzione, giusto o sbagliata che sia, quello che hanno fatto. Noi non lo diamo. Noi dobbiamo dare una direzione politica ed economica. No? Ma chi ti ha detto di no? Noi qui siamo però riuniti stasera solo per parlare dell'azione futura che dobbiamo fare. Allora lo vediamo se tutti sono d'accordo. Siete d'accordo ad un'economia distribuita in cui, che ne so, l'energia elettrica non sia. Attenzione, no, l'energia elettrica, cioè cose fondamentali come l'energia elettrica, che rappresenta nella scala acqua, fuoco, terra e aria, rappresenta il fuoco, l'energia, l'acqua pubblica, la terra, cioè il concetto di proprietà privata va rivalutato. La proprietà privata, come tu ben sai, da parte nostra, la terra è un deve bene rimanere di tutti, la casa di proprietà. Nascere. Fine. Tutto il resto deve essere gestito attraverso allora tutti i vari abolire le società per azioni. Ma lo dice a me. E allora facciamo un programma abolizione delle società per azioni. Giorgio lo dice dal 1952. E sono d'accordo, però se te mi parli del sciopero fiscale, dobbiamo dare una struttura. Ma non è questo il contesto. L'altro obiettivo è io adesso di quello che penso io. Vabbè, l'altro obiettivo è Lazio. Ma ne abbiamo parlato 30-40 anni fa, arrivi adesso qui a parlare. Allora tu devi mettere degli obiettivi fissi. La società che bisogna uscire fuori dal concetto Stato di diritto, che Stato nasce da Machiavelli, che ha detto Stato, participio passato de stare, eccetera. Cominciamo a chiamarla comunità di diritto, cioè dove il diritto fonda la civiltà, le regole. Poche regole vicino al diritto naturale, e ce ne abbiamo tante vicino al diritto naturale, Gianni Zeta, quello e quell'altro. Noi ci stiamo cercando di inquinare su quel settore perché sono ignorante. So proprio io. Ma lo dici a me, io me ne sono uscito. E allora, l'altro ieri è arrivato Oronzo Turi, che già col nome dice lui, o mandate via lui, o lo mandate via, o io sono uscito. Ma questa gente, Oronzo Turi,
e altra gente sono dei coglioni. E quello che dicono ronzo ronzo, se no, quanto basta, sei strano. Oppure sono persone infiltrate. Pierluigi Paoletti, secondo me, il personaggio di Pierluigi Paoletti, che erano aggregate 150-200 persone, tutti i signoraggisti del 2007. Da mo' che oggi dobbiamo fare rivoluzione? No? Lui ha convogliato queste persone in uno schema molto vicino a quello di Beppe Grillo, perché Beppe Grillo era vicino al concetto da origine, aveva capito come stavano le cose, però Beppe Grillo si è venduto agli usurai e quindi hanno manipolato tutti questi gruppi che si stavano a creare per dissipare l'energia reattiva. L'essere umano, quando c'è un problema, se c'ha la reattività per risolverlo, è positivo, è sano. Se non trova più la reattività, sei patologico, diventi dipendente del problema. Diventi dipendente del problema. Qui è la materia è spirituale. Noi dobbiamo dare gli esseri umani. È logico, filosofica e morale. Però una cosa, ma anche tutto quello che hai detto, caro Ernesto, che bisogna usare un po' di intelligenza. L'intelligenza. Quando io aderì al Movimento 5 Stelle per un fatto locale, e ancora ci sono per una questione locale, Giorgio disse una cosa intelligentissima, però detto da Giorgio, no? Cioè disse: vanno usati questi sistemi, perché tu non ce l'hai la capacità e la forza di mettere in piedi quello che ha messo in piedi Enrico, Grillo. E allora lo devi usare. Enrico, allora noi abbiamo un sistema, una minoranza di persone. Non vai da nessuna parte come Ernesto, ok? Ma ne frega un cazzo, io te sto a dire dal punto di vista sistemico. Lui ascoltami, lo sa, Enrico, l'ha visto, è venuto, io ti sto dicendo dal punto di vista sistemico quello che io faccio, e può dire dal che punto io di vista li uso in qualche modo. Enrico, dal punto di vista sistemico è questo quello che devi fare, noi stiamo all'interno di un sistema che con lo Stato, con il diritto privato, si sono presi le risorse strategiche e si sono presi la moneta. Ok? Stai dentro questo sistema, quindi loro hanno le risorse strategiche, ti possono costruire con il ferro perché hanno le miniere, la macchina, ti fanno la macchina e te la vendono con la moneta loro. Sì, ma questo è perfettamente No, è perfettamente d'accordo, par di palle, perché solo questo evento, ma la gente non lo capisce, solo che dici, e sono d'accordo. E quello è il problema comunicativo. E quello è il problema Ernesto. E quello, attenzione Enrico, è il problema comunicativo. Farglielo spiegare. Dico un'ultima cosa, perché prima ho detto una cosa, però ho usato un modo impreciso. Ho detto usare, però non volevo dire proprio usare. No, volevo dire, cioè, entrare in un gruppo, non ce la di fai. Persone, non noi ce adesso la fai. Siamo più di 50, quanto eravamo l'altra volta? Beh, parecchi, scusami, allora, mattina. E tu entri lì e dici, aspetta, fammi finire, tu entri lì e dici, magari l'altra volta ho fatto venire lui, che poi ha detto una cosa che non doveva dire, però no, se non avesse detto quella cosa lì, e ti fa capire la gente com'è, la gente se l'avessi detto ha centrato l'attenzione su una noi cosa. Stavo, bastava uno slogan più diverso e la gente capiva una cosa, sì, che non importava che capisse. Enrico, e invece purtroppo è venuto noi stiamo dentro una lacuna riflessiva. È questo quello che devi fare, devi cercare di entrare in dei gruppi di persone e cercare di spostare il consenso da una parte all'altra. Se tu riesci a fare questo è già tanto, ma tu come Ernesto, lui come Giorgio, lui come Orazio e io come Enrico, allora non andiamo devi creare un mito, devi creare un mito. Infatti, creare un mito, devi creare bastato, un mito. Ti è bastato, quello che hai vissuto con Fernando e con Sergio, ti è bastato, ancora ti è bastato. Non vanno più via. Non vanno più via. Scusa. Perché solo se parliamo riusciamo a fare qualcosa. Quando mi guardo allo specchio non sputo. Perché io neanche. No. Io un po' sì, perché ogni tanto. No, io ho rinunciato a essere sottufficiale della Guardia di Finanza e questa situazione mi ha portato le dimostrazioni negative di tutta la famiglia, perché io sono uno stronzo. Condividiamo lo stesso. Ho diviso, sono entrato nel sistema, ha raccomandato, ti porto qua, ti porto là, ho vinto. Addirittura Enrico, io ho vinto, addirittura. Scusa, professore. Lo so, io ho vinto addirittura che mi ero fatto un botto di canne, dovevo andare a pisciare, niente, pure con tutta la piscia che avevo fumato, mi hanno accettato. Se mi risultavo così. Ammazza. Com'è? Mi sa che non hanno fatto le analisi. Quindi io, una volta che stavo dentro, che sarebbe successo? Se me lo facevano a me. Mi dicevano, Ernesto, devi fare sta cosa, no, chiudi in occhio. Mi sono laureato in due. Io non l'ho fatto, non ho accettato questo, lui uguale. Perché la raccomandazione è un sistema, però questo ti ha portato a distruggere la tua vita.
la tua vita. Vabbè, però ti voglio dire, perché la gente ragiona in questo modo, tornando a noi, questo sistema è disumanizzante. Però siamo off topic, lo faccio come faccio, siamo off topic. Ritornando a noi, perché avete parlato tanto e vorrei parlare io, questo sistema è disumanizzante, cerchiamo di riconoscerci esseri umani. Ha parlato fino adesso, 2 secondi. Stai attento a non bruciarti i piedi. Attento ai piedi, attento allo zampirone, perché sennò ci mangiano le zanzare. Happening allo stato puro. Siamo esseri umani, Gio. La prossima volta siamo Elsa Poppins. Non andava a concludere niente così. Se avessi accettato. Siamo isolati. Non mi riprenda me che te ce l'ho per obiettivo. Che qua fino a concludere un cazzo. Se avessi accettato la comandocrazia di mia suocera, che mi spingeva tramite evangelista cerimonialista, io ho detto, guarda, ti ha detto bene che c'è. Perché se ci andavo, saltavo. Ognuno c'ha la sua vissuta. Io me ne avevo. Allora, poi stava capisci, a pagare le tasse pensando di merda usuraio. Rassegna stampa? Ok. No, in cui cioè io voglio arrivare alla conclusione, perché qui non la conclusione è quella che ho detto bene, io. La conclusione cioè, è questo cazzo, cioè, al quarto anno di lo vogliamo, la vogliamo una fiscalità da mollare tutti quanti, la ridistribuzione della ricchezza. Mettiamolo chiaro su scritto. Ma non lo vuoi scrivere sotto i monti dell'autostrada, ma sotto i monti dell'autostrada, il teorema della rivoluzione. Se vuole andare ci vada, e chi glielo dice? Non ci sarà più, non ci sarà più. La libertà di scrivere. Hanno sterilizzato la politico, sia di destra che di ma sinistra. Ma siamo noi, non ce va più noi adesso. La gente la devi ci daremo da fare per cercare di, oltre a noi, di qualcun altro disperato più di noi. Allora che c'è poi notte, di 10 si vede. Quello che vogliamo. No, no, si vede. Cioè. Io ho fatto anche riprese sul buio, viene, viene. Perché la storia non se la sente più nessuno. Cioè tu gli dici che la Costituzione è nata da una truffa eccetera, non te seguono. Ma infatti non dobbiamo dire tutte queste cose qua. Sociale, alla gente devi dire sciopero o obiezione fiscale, fine. Potrebbe non devi dire altro. La gente ha difficoltà, non sa come reperire i soldi, comunque non potrebbe pagare le tasse, così c'ha una giustificazione logica, giuridica. Hai capito? Fine. Non gliela fine. Prende le punto, casse, punto, anche che è giuridico. Allora io suggerisco www.obiezionefiscale.it, così la gente va, clicca e vede tutto. Mi sa che c'è, certo. Quelli che hanno internet. C'è obiezione fiscale. Il 5%. Ma che c'è sta la Lega che fa obiezione quelli fiscale? Quelli che va il 5% sono quelli che sono informatizzati, ma gli altri poi verranno trascinati. Allora, guarda che gli altri a noi ci conoscono. Più o meno, a noi ci conoscono. Allora, quelli che vanno in internet a noi ci conoscono. In una maniera o nell'altra ci conoscono. Nel suo insieme. Il concetto di sistema, non intendiamo sistema, e credo che anche Orazio, Giorgio, Enrico ormai l'hanno capito, sistema significa complesso. Io ormai l'ho capito, per fortuna che mi concedi che io l'ho capito. Qui stiamo a parlare che la nostra Costituzione è nata da una banda dei criminali mafiosi, massoni, magari anche fomentati, no, ma soprattutto, destra reazionaria, no, soprattutto eccetera. Ricordiamoci Rothschild e Morgan Stanley. Il bianco e il nero, il bianco e il nero sono la stessa cosa, ma dove cazzo vanno i grandi diffusori, distributori di droga come Escobar eccetera? I soldi dove vanno a mettere? Li hanno a mettere dentro al sistema bancario. Non ho capito. Ho trovato un documento. I grandi zozzoni, i soldi li vanno a mettere addirittura dentro al sistema bancario del Vaticano. Come no? Lo abbiamo visto no, con. Non vanno. Vanno precisamente. Il sistema diffusamente. Un teatrino fatto di ciò che vedi l'apparenza. Istituzionale, l'apparenza, ma anche quello trasgressivo. E qui tutta l'economia è controllata da questi centri di potere millenari. Come cazzo fai a rompere questo sistema? Lo devi rompere con una forte passione, perché devi riportare la passione nel corazione nei confronti dell'umanità. Dobbiamo cercare di dire che certe cose come la terra. Eppure Maometto c'è riuscito, eppure Carlo V c'è riuscito, eppure Martin Lutero c'è riuscito. E poi se te lo fanno rompere, no, non hanno perso niente, hanno fatto dei contropoteri.
se te lo fanno rompere, se te lo fanno rompere è perché poi utilizzeranno il loro slogan al tuo favore. Allora, questo può essere solo una strada, il suicidio. Questo può essere. Questo abbiamo solo una strada, il suicidio. Bravo, hai detto tutto. E allora ci dobbiamo presentare come esseri umani. Suicidio rituale. Questo discorso va contro dell'immigrazione, va risolto. Allora fai come i poveri disgraziati, piccole, medie, professionisti, imprese, eccetera, che se sparano, se impiccano, se buttano giù dal quinto piano, facciamo questo. Qual è il problema? Io avevo fatto il video contro guidare, invece da sparare, che io facevo via la pistola e mi sparavo, no? Invece di usare, ho detto a sparare a qualcun altro. Quindi stiamo dentro a suo sistema, che usuaio cioè, il sistema, millenario. Cioè, ma il sistema è organizzatissimo nei minimi particolari. E allora andiamo al nocciolo. Ma non è vero, questo non è vero. Allora il conflitto dell'essere umano, la protesta dove risiede? È disorganizzata. Non è vero, perché il regime è composto da uomini e gli uomini abili sono rarissimi. Quindi la massa del sistema che regge il sistema è gente attaccabilissima. Dobbiamo solo spostare e noi lo facciamo continuamente, lascia stare le querele. Noi abbiamo fatto un culo così a una marea di persone che ci hanno tentato di ostacolare e hanno fatto pippa, come si dice a Roma, scusa, capito? Perché? Perché hanno trovato gente che erano più capaci di loro. Capito? Ad esempio lui ha vinto ultimamente contro le banche. Morire, no, se avesse dovuto dire mi suicido, a quest'ora non avrebbe ottenuto nessun stanno risultato. Loro e invece le denunce dimostrano giuridicamente che c'è un regime, perché se la denuncia palese, tu mi dici, io ti dico i nomi. Nomi e cognomi delle persone e te mi dici che hai fatto una denuncia per ignoti, ma che cazzo vuol dire sta cosa? Che c'è un sistema, perché se io ti dico a me, anche Napolitano, così così così, Mario Draghi così così così, e tu mi dici che ho fatto una denuncia per ignoti, anche a me c'è qualcosa che fa male. Loro le denunce l'hanno fatta sempre con criteri sani. Giorgio punto Vitali 1, appunto, che esiste un sistema al di sopra di noi che ci controlla. Giorgio Vitali punto Vitali 1, la situazione non ce l'hai, no? Come situazione lo giri. Italiana, è una situazione umana, questo, generale, di migranti che subito vengono qua, perché là dentro, là i loro paesi, le multinazionali, le banche, stanno a fare come cazzo gli pare e li mandano via perché vogliono, tra virgolette, democratizzare questo Medio Oriente in cui c'è il petrolio, eccetera. Noi stiamo legati a un discorso petrolifero che è vecchio, che è arcaico, solo perché il dollaro è quotato in borsa alle risorse importanti, petrolio, oggi, ferro, allora eccetera. No, questo quindi va detto. Batti di Bretton Woods. Un attimo, questo va detto. Allora, oggi il petrolio vale $42, anzi ultimamente in questi giorni vale $39. Perché? Perché essendo il dollaro il riferimento del petrolio, se il petrolio vale pochi dollari vuol dire che il dollaro vale molto valore, tant'è che la Russia vuole sganciare. E perché vale molto valore? Per controbilanciare le svendite di rapina che sta facendo la Cina negli ultimi due mesi. Ma sta a fa bene, ma fa benissimo, sta benissimo e sta immettendo sul mercato quantità immense di dollari. Ci aveva circa 14 mila miliardi di dollari che deteneva come garanzia per le transazioni internazionali che faceva, e adesso le sta mettendo tutte sul mercato. Ecco perché c'è questo problema della borsa di Tokyo che cala e scende, crolla, ricresce, perché è una lotta a vendere e a comprare con gli investitori anglo-americani e i cinesi. E i cinesi del BRIC, del BRICS, quindi Giorgio Vitali 1 chiocciola gmail.com. Quindi il concetto è questo. Giorgio punto, c'è questa Vitali guerra 1 economica oramai veramente satanica all'ultimo punto. Sangue. Vitali 1. Ah sì, c'era Giorgio Vitali all'ultimo tutto attaccato. All'ultimo sangue che sta punto dissanguando Vitali l'economia uno, finanziaria mondiale. Ed è questa la cosa importante. Il sistema sta già implodendo per cavoli suoi. Quindi noi ci interagiamo
anche sotto l'influsso di quello che sta succedendo. Quindi perché adesso obiezione fiscale o sciopero fiscale? Perché tre o quattro anni fa non avrebbe avuto la stessa presa. Non avete avuto lo stesso, perché la situazione economica era ancora in qualche modo florida per tanta fascia della popolazione italiana, dell'imprenditoria italiana. Oggi fortunatamente per il punto di vista nostro invece c'è la possibilità di attaccarlo con qualche risultato anche attraverso la nostra azione che dicevamo prima dell'obiezione o sciopero fiscale. Un secondo, ma da un punto di vista logico il bolscevico capitalista è possibile? Aguzzanti. Partiamo con Giorgio che c'ha da fare. No, vabbè, tanto chiudi qui che riprendiamo. Io devo fare.